Buonasera ai telespettatori del TG Mantova. Come abbiamo sentito, sono sempre più numerosi gli episodi criminosi nella nostra provincia. Per imparare ad indagare, a fare delle indagini approfondite, nonché per capire i segreti e le tecniche forensi, la Camera di Commercio di Londra ha promosso a Mantova un corso di criminologia. Personale pubblici ministeri della procura, direttori di carcere, comandanti di polizia e carabinieri, nonché avvocati e medici legali. Sono davvero tante numerose le personalità che saliranno in cattedra alla scuola di formazione d'eccellenza di Levata di Curtatone per insegnare ad un gruppo di studenti i segreti della criminologia. Si tratta di un corso che dopo 3 anni di frequenza porta ad avere una specializzazione internazionale in scienze criminologiche e investigative. Stamattina a far lezione il comandante della polizia locale di Mantova, Del Brando Volpi. In cattedra per insegnare a questi ragazzi i segreti del mestiere. Sì, è naturalmente una cosa che fa molto piacere, perché c'è sempre questo desiderio di trasmettere agli altri quello che si è avuto l'occasione di imparare sul campo, insomma, perché mi ritengo uno estremamente fortunato che ha potuto spaziare in un tema che mi appassiona tantissimo, che è la sicurezza, e quindi ho avuto la possibilità di prestare servizio prima nella Guardia di Finanza, poi nella Polizia di Stato, adesso nella Polizia Locale, e questa passione mi piace pensare di poterla trasmettere agli altri, è quello che cerco di fare, e ringrazio coloro che mi hanno dato questa possibilità. Quali sono gli sbocchi professionali che possono avere i vostri studenti al termine di questi corsi? Allora, sicuramente la riforma del 2000 del diritto di procedura penale crea degli sbocchi professionali molto nuovi per queste figure, che essenzialmente sono degli esperti, consulenti, che in ambito criminologico investigativo possono aiutare sia le procure, quindi i tribunali, ad indagare, a trovare indizi sempre più naturalmente importanti per la risoluzione delle indagini, e anche la controparte, cioè la difesa.